Bilancio di fine anno anche per la Polizia Stradale di Città di Castello. Siamo con l'ufficio dell'ispettore capo Paolo Ferri. Andiamo con i dati, come è andato il 2012 per il vostro lavoro? Il 2012 è andato molto bene, direi. Sono incrementati numerosi dati rispetto all'anno scorso, nonostante diciamo che il numero del personale si sia ulteriormente ridotto nel corso dell'anno di 2 unità. Nel corso dell'anno sono state comandate 1.312 pattuglie, quindi un numero pressoché equivalente a quello dell'anno scorso, però con 2 unità in meno, quindi dobbiamo pur parlare di un incremento, percorrendo circa 243.000 chilometri. Il lieve calo, il trend degli incidenti stradali, che come lo scorso anno sono diminuiti. Noi abbiamo registrato una flessione di circa un 25-30% per quanto riguarda il numero degli incidenti, almeno quelli da noi rilevati, quest'anno per un totale di 125, con un solo incidente mortale, fortunatamente. Sono stati 96 gli incidenti con solo danni a cose e 28 quelli con lesioni. Per quanto riguarda la velocità, sono state incrementate notevolmente le cifre: 2.218 sono state le sanzioni per quanto riguarda le infrazioni alla velocità. 12 sono state le violazioni per quanto riguarda l'articolo 179, che riguarda l'uso del tachigrafo, ovvero in questi casi si tratta di alterazione del tachigrafo. Ispettore, proprio riguardo a questo discorso ultimo che stava facendo, vediamo degli esemplari che avete sequestrato, no? Sì, si trattano di magneti, di calamite, diciamo veramente molto forti e potenti, che vengono messe sui sensori del tachigrafo e questi vengono bloccati, e chiaramente il mezzo, mentre marcia, il tachigrafo risulta in pausa anziché in marcia, quindi falsando quelli che sono effettivamente i tempi di guida e i periodi di riposo. Nel corso dell'anno poi sono state ritirate complessivamente 65 patenti, diciamo. Quasi 8.000 sono i punti decurtati, per l'esattezza 7.914, abbiamo quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno, questo anche in virtù del notevole numero in più delle violazioni per quanto riguarda la velocità. Non ci sono stati quest'anno fortunatamente incidenti sulla Pecchiese, questo è grazie anche agli assidui controlli nel periodo primavera-estate.